Parto dalle ultime cose che diceva Don Luca, riguardo a come queste esperienze ti modificano, a come è importante salutare, entrare in contatto con queste persone, ma come ci si trova adesso a vivere l'inadeguatezza delle risposte che vengono date a livello istituzionale. Quando continuiamo a sentire dire che la soluzione è non vedere questa gente che arriva e lasciare che stiano lì, siamo di fronte alla complicità con un tentativo di sterminio. Qualsiasi soluzione che non passi attraverso la consapevolezza di questo fenomeno, di quello che significa e di quello che significa soprattutto per noi europei, vuol dire non avere capito che siamo di fronte a un fenomeno epocale. Quello che abbiamo visto fino ad oggi probabilmente è una parte piccolissima di quello che può avvenire e dobbiamo cominciare a prefigurare la nostra società, il nostro modo di stare assieme in maniera diversa. Nessuno di noi ha la consapevolezza di quello che può succedere, ma sicuramente anche se riusciamo a superare il problema del massacro che sta avvenendo adesso nel Mediterraneo, anche se facciamo i corridoi umanitari che è già un'utopia, dobbiamo cominciare a pensare a quello che sarà il dopo. Non possiamo pensare che saranno i SPRAR, i CIE o i CARA o le organizzazioni o le cooperative che adesso rispondono a questa emergenza a capire come dovrà evolversi questo fenomeno. Queste persone arrivano da noi, quasi tutte vorrebbero, se potessero, tornare dal paese in cui sono venuti, sono tutto il giorno in contatto con le persone che hanno lasciato lì, in un mondo che sta variando, peggiorando in maniera esponenziale. Harry, che è un nostro ragazzo, non si è portato via suo fratello più piccolo perché era troppo pericoloso il viaggio in mare, il suo fratello più piccolo che è nel sud della Nigeria, ci manda le fotografie con i cadaveri tagliati con la motosega, con la gente sparata, con i parenti che spariscono. Cioè siamo di fronte a un incremento di questa cosa che lo si vede da quelli che sono i veri profughi all'interno del Nord Africa, che raggiungono spesso il 30% della popolazione. Noi ci stiamo lamentando per lo 0,06%. Lì ci sono persone che con paesi di 6 milioni di abitanti hanno 2 milioni di profughi. Cioè capiamola questa cosa. E questa gente che arriva potrà essere, noi dobbiamo cominciare a ragionare in un'ottica di Euro-Africa, di un Euro-Mediterraneo che abbia una contaminazione con queste persone. Queste persone devono venire qui, riuscire a mantenere la loro identità e dopo essere il veicolo attraverso cui ricostruire forme di democrazia nei loro posti. È solo attraverso questo tipo di prefigurazioni che noi possiamo dare un senso compiuto all'accoglienza che stiamo facendo adesso. Noi stiamo rispondendo a un'emergenza, non sappiamo ancora come sarà la nostra società dopo che questa emergenza avrà prodotto i suoi risultati, cioè centinaia di migliaia, milioni di persone, che sono le persone di cui abbiamo bisogno, perché l'Italia entro 20 anni ha bisogno di 5-6 milioni di giovani, se no il nostro sistema economico si sfalda letteralmente. Sono 35 milioni quelli di cui ha bisogno l'Europa. Cominciamo a sentire questi numeri. Il problema è solo che abbiamo la soluzione davanti e non abbiamo una classe politica che è in grado di prefigurare una risposta sociale globale a questa cosa. Cerchiamo di farlo noi. Intanto venite ad aiutarci nelle nostre comunità, che fa bene a tutti. Grazie.